La negoziazione è una delle modalità che noi abbiamo a disposizione per decidere con gli altri cosa fare. È uno strumento fondamentale per risolvere i conflitti ed è il meccanismo prevalente per spartirsi le risorse scarse, cosiddette scarse. Quindi la negoziazione è una modalità naturale che noi abbiamo a disposizione per condividere con gli altri la vita. Si negozia sempre. Sono veramente rare le situazioni in cui noi possiamo permetterci l'indifferenza, la totale indipendenza dagli altri, oppure gli altri dipendono totalmente da noi. Questi sono i due estremi in cui noi potremmo permetterci un comportamento che non è quello negoziale. Noi tutti i giorni negoziamo. Noi condividiamo uno spazio sul treno, su un aereo, su un mezzo pubblico. Ecco, il nostro vicino condivide lo spazio, è in interdipendenza, stiamo negoziando. Il nostro comportamento ha ripercussioni su di lui e viceversa. Qualsiasi nostro atteggiamento o comportamento influenzerà, condizionerà la nostra vita per quel tratto di condivisione dello spazio. Le regole auree sono queste: rispettare l'interlocutore, perché è come noi, è una persona come noi. Ascoltarlo, ascoltare sempre, e poi non aver paura di chiedere, di domandare, perché solo così noi possiamo ottenere quelle informazioni che sono indispensabili per noi, per raggiungere i nostri obiettivi e per condividere le decisioni con l'interlocutore, perché non dimentichiamoci che la negoziazione è una decisione congiunta, no? È una condivisione di decisioni e poi azioni. Il momento giusto per negoziare è sempre. Noi dobbiamo essere consapevoli che le emozioni influenzano le nostre decisioni sempre e prevalgono sulla razionalità. Quindi l'importante è riuscire a creare un contesto appagante, positivo dal punto di vista emotivo. Aspettare il momento in cui chiaramente questo interlocutore è ben disposto, perché è successo qualcosa di buono, e comunque essere sempre empatici. Sono semplici regole di empatia, quindi essere possibilmente accoglienti e sorridenti, assumere una posizione non difensiva ma possibilmente aperta, accogliente. Bisogna far sì che l'interlocutore si rispecchi in noi per non farlo sentire diverso o distante, e bisogna sempre valorizzare quello che dice, magari sottolineando quello che lui ha appena detto, e bisogna sempre fargli, per così dire, giocare un ruolo appagante. Non possiamo parlare sempre noi e lasciargli poco spazio. Lui si deve sentire protagonista, quindi la tua proposta è molto interessante. Però io purtroppo devo dirti che non posso essere d'accordo su questa ultima cosa. Su tutto il resto mi va bene, ma questa ultima no. Spesso si ha paura a negoziare perché c'è la falsa teoria che negoziatori si nasce. Un'altra paura a negoziare è quando il potere dell'altro, il potere contrattuale, è molto elevato, quindi col tuo capo, ma no, lì non negozio neanche, non chiedo neanche, tanto comanda lui, dico sempre di sì. In realtà questo squilibrio di potere è sicuramente sulla carta, ma c'è un potere contrattuale che invece nasce e muore durante la negoziazione, quindi che è figlio del comportamento e non
di come sei, del tuo status. L'altra paura nella negoziazione è quando si ha paura ad esprimere le proprie emozioni, oppure si ha paura di essere trasparenti. E come fai a rimuovere questo timore? Accettando serenamente che tu, come il tuo interlocutore, provate emozioni, e queste emozioni, nel momento in cui tu le accetti, già sei più sereno e te la giochi serenamente. Allora, l'esempio del gruppo jazz per eccellenza, che è il gruppo di musicisti che non si conoscono. Fanno jazz, quindi non hanno uno spartito e non c'è un direttore. Sono i musicisti delle jam session. Le jam session sono delle situazioni in cui dei musicisti che non si conoscono si trovano in un locale e cominciano a suonare insieme, senza sapere quello che si fa, improvvisano. Ecco, quello è un esempio tipico di negoziazione, perché i musicisti che non si conoscono cosa devono fare? Devono rispettarsi, aver fiducia uno dell'altro, ascoltarsi reciprocamente e poi cominciare a proporre e chiedere. Chi propone è il solista, che comincia a lanciare la propria idea. Nel momento in cui gli altri lo ascoltano e decidono di supportarlo, ecco che si crea la situazione della jam session. Solisti, i vari che a turno si avvicendano alla leadership e gli altri si adeguano e lo supportano. Tanto avranno in cambio che cosa? Un'ulteriore occasione per essere leader e per dire la propria. E questo è una situazione in cui le regole auree della negoziazione si seguono: rispetto reciproco, ascolto sistematico e continuo e valorizzazione di quello che fa l'altro e che dice l'altro.